Salve a tutti ragazzi, bentornati sui Giocastronzi. Io sono Alemas e ci troviamo qui tutti insieme a continuare la nostra avventura in Resident Evil 4. Quindi mettiamoci subito le cuffie. Via, continuiamo. Allora, siamo sempre qui con il magnifico DualShock 4 attaccato con il filo. Ci siamo fermati subito dopo aver salvato qua. Ovviamente, come vedete dal mio abbigliamento, io sto registrando consecutivamente al precedente video e in sottofondo sentiamo un lamento. Allora, qua abbiamo altri corvi che magari facciamo fuori. Mamma mia, la mira, Leon! Ok. Perché, come vi dicevo nello scorso episodio, i corvi lasciano il bottino, quindi vale la pena ammazzarli. Sembra una specie di avvertimento. Ho uno strano presentimento. Come vedete, le analogie con Resident Evil 7 sono tante. Tante, tante, tante. Hanno ripreso molti elementi dai vecchi Resident Evil. Ah, è questo. C'è un bel cagnotto qui. Ed è questo il motivo di quei rumori, di quei guaiti. Aiutiamolo. Perché lo aiutiamo? Prima di tutto perché non siamo degli stronzi senza un'anima. Ma soprattutto lo aiutiamo perché il buon cagnolone ci sarà utile successivamente, ma lo vedremo solo più avanti. Continuiamo a esplorare. Ancora una volta un cartello con scritto Pueblo, l'abbiamo già incontrato uno nello scorso episodio. Ah, qui incontriamo per la prima volta delle trappole con un tizio laggiù. Adesso io non mi ricordo se il tizio può finire dentro la trappola. Voglio provare a vedere se attirandolo riusciamo a farlo finire. Perché queste trappole qua sono delle trappole esplosive. Se ci andate sopra, se ci andiamo sopra, esplodiamo male. Però il tizio non si avvicina, quindi mi tocca andarci. Vabbè, queste sono evitabilissime, non vale neanche la pena sparare perché basta passarci in mezzo. Lui mi sa che non ci casca. No, purtroppo no. Allora, volevo fare lo spezzacollo, però mi sa che lo spezzacollo l'avevano introdotto da Resident Evil 5, quindi lo faceva Chris, non Leon, è vero. Buono, per terra ci sono anche delle tagliole, io giustamente non me lo ricordavo. Adesso farò più attenzione a dove metto i piedi. Prima l'ho evitata per puro culo, probabilmente. Allora, io nel frattempo ho preso due erbette e una granata nello scorso episodio. Allora, facciamo così. Proiettili pistola ne abbiamo un fottio. Le erbette per il momento le teniamo. Le granate le mettiamo qua. Le teniamo perché le erbette conviene utilizzarle quando si trovano. Ma io sto vita gialla adesso, che palle. E vabbè. Conviene utilizzarle quando si trovano anche l'erbetta rossa e l'erbetta gialla. Così li si unisce tutte insieme e la vita aumenta quando le utilizzate, la vita massima. Ancora un cartello con scritto Pueblo. Solo che io non riesco a vedere le trappole perché la visuale torna stabile, cioè non riesco a. Dovrei camminare così, non si può. Decisamente non si può. Ok. Qua abbiamo un capanno, se non ricordo male. Ho sentito qualcuno alla mia destra. No, mi ricordavo ci fosse qualcuno dentro, invece no. Eccoli che arrivano. Li aspettiamo. Allora, anzi, andiamo all'incontro. Io gioco molto safe per. Ecco, appunto. Paporca. Per sprecare meno proiettili possibili, ma diciamo che è già arrivato il momento di utilizzare un. Ma perché i corpi rimangono? Non capisco. C'è questa cosa che mi turba profondamente nell'anima, non riesco a capire perché. Allora, cosa utilizzare? Lo spray mi sembra veramente uno spreco utilizzarlo adesso. D'altro canto, un'erbetta verde. Possiamo anche utilizzarla. Allora, in questo capanno abbiamo una signora impalata da un furgone. Immagino non ci sia discriminazione sessuale qui. Meglio che la trovi in fretta. Già, perché noi stiamo cercando, vi ricordo, Ashley Graham, che è la figlia del presidente, che è stata rapita. Per cui,
visto che impalano le donne. Oh, un'altra erbetta, abbiamo fatto bene usarla. Ok. Miseriaccia ladra. Ok. Allora, qua abbiamo una scatola con dell'oro dentro. E nient'altro, possiamo andare avanti. A me questa storia dei corpi non convince per niente. Là ci sono dei tipi che ci hanno visto e come vedete stanno andando chissà dove. Qua sotto c'è un fiumiciattolo. O un torrente, forse un torrente più che un fiume. Ah, era qua il tipo. Guarda che ti vedo dalla finestra. Vediamo se riesco a spararli. Non è facile perché c'è un micro. Vaffanculo, va. Ciao, ciao. Lord Saddler. E non scompare. E non mi lascia neanche il loot, però, mannaggia al cacchio. Allora, ovviamente cercherò di essere il meno volgare possibile in modo che tutti possano vedere i gameplay senza problemi. Stiamo ottenendo un sacco, sacco, sacco di munizioni. Non voglio abbinarlo, sono molto contento. Sono molto, molto contento. Così evitiamo di rimanere a corto almeno. Leon, how you holding up? Bad question, Hunnigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it, thanks. Ok, quindi Hannigan, che è la nostra consulente, ci ha, di questa missione, chiamiamola così, ci ha mandato il manuale di gioco, giustamente, per capire come si gioca, ma voglio dire, parliamo di, ripeto, della mia infanzia, e bene o male, nonostante i comandi siano macchinosi, perché lo sono. Più o meno mi ricordo come si gioca. Attenzione. Allora, possiamo qua dare un'occhiata al villaggio. Allora, questi sono i contadinotti che abbiamo combattuto fino adesso. Non riesco a zoomare. Ok. In modo decente. Come vedete, ognuno ha la sua routine. C'è chi porta la paglia, chi la accumula. Chi porta l'acqua, ognuno fa qualcosa. Questo era uno dei poliziotti che stava insieme a noi sul track. Bello lì impalato e messo al rogo. E basta sostanzialmente. Quindi la questione è, dobbiamo farci beccare? In realtà sì, sostanzialmente, perché tanto qualsiasi cosa facciamo ci beccano. Quindi io direi di entrare e fare una strage. Allora, ci mettiamo qua. Quello là, intanto, continua a spalare tranquillamente la paglia, non gliene frega niente. Guarda come evitano i laser. Ah, non ho fatto in tempo. Ma porca. Ok, perché come vedete quando fa l'animazione del calcio, per un attimo siete invincibili. Quindi vale la pena farla. Ci hanno circondati. Sono contento. Allora, facciamo le cose per benino. Arriviamo. Ne arrivano altri. Bene. Ok. Sono quasi voglioso di utilizzare una. Solo che ho paura che mi prendano da dietro. Infatti. Ne arrivano tanti, tanti, tanti. Ah, io direi che è il momento di barricarci dentro una casa. Perché mi ricordo che c'è una casa dove ci si può barricare. Non dejes que se escape. Damn.
Vayan por detrás. Who are these people? Bloqueale el paso. What are they planning? That could be. Chainsaw. Shit. Te voy a matar. Son of a. No, no. Sono veramente troppi. Allora, abbiamo barricato la porta, ma dobbiamo assolutamente continuare a barricare. E hanno portato... Ah, c'è una scala pure sopra. Si è visto dal filmato. Qua c'è la doppietta. Allora, solo che non abbiamo proiettili per la doppietta. Qua battiamo la scala. No, c'è quello con la motosega, ragazzi, è pericolosissimo. Pericolosissimo. Siamo in un posto veramente troppo pericoloso. Troppo. Merda. Merda. Credo di essere morto, ragazzi miei. No, non ancora. No, no, ti devi levare dal cazzo, grazie. Mi dovete levare dal cazzo, grazie. Sto morendo. Sto morendo. Devo usare una... vabbè, però. Raga, che cazzo, scusate. Fanculo. Porca puttana. Non mi ricordavo fosse così difficile. Allora, dobbiamo assolutamente eliminare quello con la motosega. Subito. No, credo di averlo colpito. Dobbiamo correre, ragazzi. Correre, correre, correre. Te voglio matare. Tua sorella voglio matare. No, no, questo è... è un big problem. Perché se non ricordo male c'è un timer che a un certo punto dovrebbe scoccare. Però non mi ricordo se deriva da... ma là sono figlio di puttana. Meno male che non doveva essere. Oh, la campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Lord Sattler. Where's everyone going? Bingo? Hunnigan, I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Voi ragazzi non avete idea del sospiro di sollievo che ho tirato. Porca miseria. Porca miseria, mi stava per tagliare la gola quello con la motosega. Meno male che è suonata la campana. Meno male. Mamma mia. Ok, allora. Ci siamo. Questo occupa troppo spazio, vero? Devo mettere qua per forza. Niente, facciamo così. E allora esploriamo un attimino in giro, vediamo se trovo cose per curarmi, perché ho un'erbetta ancora, vediamo se trovo qualcosa di un po' più forte. Quell'erbetta per le condizioni in cui mi trovo è un po' sprecata. Ottimo.
Lo spray lo uso subito. Allora io farei così. Piazzerei queste qua. Questa qua. Queste qua. Questa qua. E questo qua. E questa qua. Facciamo spazio. Ok. Ci siamo ripresi. No, questo scontro è stato veramente più duro di quanto mi ricordassi. Più, vabbè, e ripeto, è passato tanto tempo, però. Che poi stiamo giocando a normale, neanche a dire che stiamo giocando a chissà quali difficoltà incredibile. Ma forse è perché dovevamo più che altro scappare, invece io mi sono messo lì a combattere. Ho fatto una stupidaggine. Qua c'è una mucca? Allora, ai miei tempi circolava la voce che se si ammazzava un animale, tipo una mucca, su Resident Evil 4, automaticamente aumentava il livello di difficoltà complessivo del gioco. Ah, l'erba rossa, anche l'ho vista. Sicuramente è una stronzata, eh. Però, da quel momento in poi ho sempre evitato di provarci. Allora, perfetto, questo è l'infuso di erbe di cui vi parlavo. Adesso possiamo, quando ci curiamo, automaticamente ci aumenta anche la vita massima. Di mezza tacca, se non ricordo male, però non sono sicurissimo. Poi. Allora, questa casa qua. Vediamo. Del liquido sta gocciolando dal tavolo. Emana uno sgradevole odore. Mi fa molto piacere. Ammo pistola. In realtà abbiamo talmente tanto munizioni che conviene usare la pistola alla fin fine. Ah, questo potevamo spingerlo, ok? Quindi potevamo barricarci anche qua volendo. Allora, evitiamo di spiegare i proiettili. Allora, qua c'è una scatola. Soldi. Pesetas. Siamo palesemente in spawn. Oh, proiettili doppietta, come non detto. A proposito di proiettili doppietta, visto che l'abbiamo ottenuti, io li piazzerei qua. Teniamo sempre tutto in ordine. Allora, quanti soldi abbiamo noi? 6600 pesetas. Ok, altri 1000. C'è un letto sporco. Le macchie sembrano di sangue umano. Ok. Allora, ragazzi, la lunghezza degli episodi dipende da più o meno da quanto dista il punto di salvataggio, bene o male, perché questo gioco va a salvataggi, quindi dipende tutto da quello. Ci saranno episodi più lunghi e episodi meno lunghi, sostanzialmente. Ok, qua è da dove veniamo. Allora, tutti sono entrati in questa chiesa quando è suonata la campana. La campana è suonata da là, ovviamente. Solo che mi dice che si cambia area, ma non è lì che dobbiamo andare, tra le altre cose. Qua non c'è niente. Ripeto, voglio esplorare tutto per bene perché mi interessa. Allora, innanzitutto vediamo dove dobbiamo andare noi. Così, ecco, noi dobbiamo procedere per questa via. Quindi, prima di proseguire là, continuiamo a esplorare il resto del villaggio. Andiamo sul campanile, che era un altro punto effettivamente dove ci sono tanti punti dove potevamo andare, non ci avevo pensato. Sempre ricordi vecchi, ovviamente. C'erano tanti punti, potevamo metterci qua e semplicemente ammazzare chiunque tentasse di salire, senza problemi. E vabbè, è stato un esperimento alla fine, definiamolo così. Allora, rientriamo nella stanza dove ci eravamo rinchiusi. E diamo un'esploratina in giro. Molti insetti stanno banchettando con i resti. Sì, li sento nelle orecchie e mi dà abbastanza fastidio. Hanno pistola. Non so cosa usare. Sono nell'indecisione più totale. Ok. Poi saliamo appena di sopra. Qua abbiamo preso la doppietta. Qua c'è una granata che ci poteva effettivamente tornare molto utile. Una bella bomba a mano. Ok. Qua altre ammo per la doppietta.
sembra non sia stato usato da un bel po'. Quindi, come vedete, le cose che leggete delle descrizioni a volte sono simili, però c'è sempre qualcosa di diverso, a volte cambiano, quindi sempre è buono leggerle. Di certo non andremo d'accordo. Questo qua è il capo religioso di questa comunità di villagers, di cui adesso non mi viene il termine. O per cui adesso non mi viene il termine. Allora, qua sui tetti c'era qualcosa, se non ricordo male. Cosa c'era? Di qua forse, di qua. Mi sa che c'era uno spinello o qualcosa del genere. Uno spinello. Ok. Qua abbiamo il nostro amico poliziotto. Mio Dio, se solo mi avesse seguito. Giustamente sono stati loro a non volerci, che non ci hanno voluto seguire, quindi. Cioè, a me dispiace per quello che gli è successo, per carità. Però nessuno li ha obbligati appunto a non seguirci. Qua c'è un piccolo capanno. Un bel niente. Bisogna fare attenzione con queste scatole quando le si apre, perché può capitare che dentro ci siano dei serpenti. I serpenti, se vi mordono, vi levano vita. Per cui è sempre utile rimanere un po' con il coltello in mano, così se vedete il serpente lo attaccate subito. Io sbaglio tasto. L'erbetta la andiamo a piazzare qua. Ok. Ah, qua dentro si può entrare dalla finestra. Ammo pistola. Che tipo inquietante. Già, decisamente inquietante questo tipo. Il bollitore emana un odore piuttosto sgradevole. Non dà certo l'impressione di una bevanda rinfrescante. La bevanda salutare. Ok, qua non c'è niente. Una granata incendiaria ci può tornare utile, sì. Abbiamo una granata aperitivo, accecante a frammentazione incendiaria. Potremmo sfruttarla. Ok. Qua dietro questo era il bivio che potevamo prendere, diciamo, per entrare non osservati, almeno all'inizio, perché poi in realtà ci avrebbero scoperto subito dopo. Qua non si può entrare in questo edificio? No, non c'è un'entrata. Benissimo, possiamo proseguire allora. Qua abbiamo visto tutto. Allora, noi dobbiamo andare, come dicevo, abbiamo visto dalla mappa, il nostro obiettivo è qua. Quindi ci manca questa parte da esplorare. Ok, questo è il capanno di prima. Qua c'è un cartello. Sul cartello c'è scritto fattoria, quindi dobbiamo andare verso la fattoria. Perfetto. Allora. Andiamo qua. Non vedo nulla. Questa è completamente vuota questa casa. Perbacco. Perbacco. Ok. Munizioni pistola. Qua. C'è un documento, leggiamolo. Ordini d'allarme. Secondo le ultime informazioni, un agente del governo statunitense starebbe indagando nel villaggio. Non consentire all'agente americano di entrare in contatto con il prigioniero. Il prigioniero è rinchiuso in una casa abbandonata dietro la fattoria. Quando saremo pronti, lo trasferiremo in un'area più sicura dove rimarrà fino a nuovo avviso. Nel frattempo, non fare avvicinare l'americano. Non sappiamo come abbiano fatto gli americani a scoprire il nostro villaggio, ma stiamo indagando. Crediamo comunque che l'intrusione in questo periodo non sia solo una coincidenza. È probabile che non siano coinvolti solo gli Stati Uniti. State in guardia, comandante Vitor Esmendez. Quindi, questo ci fa capire che Ashley non è l'unica persona che hanno rapito, ma c'è un altro prigioniero dietro la fattoria. Quindi, ci dirigiamo, visto che stiamo dirigendoci là, già che ci siamo. Possiamo anche dare un'occhiata a se magari troviamo qualcun altro da aiutare, insomma, o che possa aiutare noi, perché tutto sommato siamo noi che abbiamo bisogno d'aiuto. E siamo arrivati alla fattoria.
Decisamente sì. Allora, prima di fare quest'area, dove ci sono anche dei nemici, tra l'altro, qua sulla sinistra, come vedete e come possiamo vedere tutti, c'è una macchina per salvare, una macchina da scrivere o per scrivere. Quindi io direi di salvare la partita su un altro salvataggio. E che dire ragazzi, anche questo episodio termina qui, spero che vi sia piaciuto, io mi sto divertendo, mi piace un sacco Resident Evil 4 e è il vecchio Resident Evil che ho sempre conosciuto ovviamente, questo episodio è durato abbastanza più del precedente, ma vi ripeto, la durata degli episodi dipende sostanzialmente dalla distanza tra una macchina e l'altra. E niente ragazzi, che dire, noi ci vediamo al prossimo episodio, se vi è piaciuto il video lasciate un like, condividete, fate quello che vi pare, noi ci ribecchiamo alla prossima, ciao a tutti!